Mi sembrava l'outfit giusto per entrare nel mood di questo video. Hi guys, for your bad luck, here's Muri and I'm here to answer some of the most hated comments you wrote under my videos. In italiano, ragazzi, oggi siamo qua per rispondere pubblicamente ad alcuni dei commenti degli hater più frequenti che mi lasciate sotto ai video. In questo momento sono in mutande, cioè non sto scherzando, sono davvero in mutande, perché mia madre mi ha appena tolto i pantaloni, perché dice che li deve rattoppare e a me mi ha lasciato in mutande a fare il video. Iniziamo con A Follower. 7 pubblicità, sei serio? Non lo guardo per principio, Dio santo. Solo 7 gliene ho messe? Cioè, sono solo 7, adesso le aumento. 6, 7. Cazzo, perché solo 7? Se ne metto 6 nei video di 10 minuti? Sono poche, ne dovevo spammare molte di più. Grazie del consiglio comunque, amico, la prossima volta ne metterò molte di più. Dopo questo video, Murri ha perso un sacco di visualizzazioni di bambini sotto i 13 anni. Il video della mia prima volta, il video uscito ieri, probabilmente sì. Guardate sto video di tette, non ste cazzate. Ci scrive Valerio sotto il video, puoi mangiarlo con la Pagani. Beh, ovviamente io ti ho bloccato, adesso voglio proprio vedere queste tette. Ho fatto bene a bloccarti. Oh, dai cazzo, adesso arrivano veramente le parole belle, cioè i commenti quelli davvero cattivi. Copione, ok, copione per quale motivo vorrei capire? Perché qualcun altro ha mangiato le palle al posto mio in precedenza? Venduto del cazzo, ma per cosa? Per cosa? Che sta serie non c'ha manco uno sponsor, che probabilmente arriverà e finalmente direi, visto che la serie è autofinanziata. Madò, sto morendo di caldo con questa cosa in testa. Cosa non si fa per i soldi? Daniel, ok, cioè, ma perché sti commenti, raga? Metti altre 3 pubblicità, tanto non è pieno. Hai ragione, ma io infatti non mi ero accorto fossero così poche. Fidati che la prossima volta ne metterò molto più spesso. Copiare i format della Valle Spaziale, fatto. Non penso proprio, però. Ma bello, questo potrebbe aiutarmi nella copertina, grazie mille. Dalla copertina mi sembrava una MILF. Sarà contenta Ludovica, che almeno sa che quando invecchierà già è un successo come MILF, Ludo, quindi va bene così. Questo non lo posso leggere, ragazzi, però mi fa troppo ridere. Oh, andiamo a leggere anche un po' di commenti sotto al video del clickbait nella vita reale. Ma se la copertina è clickbait, beh, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Minchia, in un video in cui si parla di clickbait, se la copertina non è clickbait, sarebbe stato un fallimento. Poi comunque non è un clickbait, perché veramente il push up è una presa per il culo. Cioè, un clickbait della vita reale, quindi mi sembra solamente di aver fatto il mio dovere. La cosa più clickbait è la tua copertina. Oh, tu sì che mi fai sentire realizzato. Grazie, ragazzi, cioè, perché almeno mi confermate che faccio il mio lavoro per bene. L'ultimo video di Jumpitech è clickbait. Cazzi suoi. Cioè, cambiamo ancora video e andiamo al video di Avanti un altro con mio padre, che ho gentilmente rubato da Yenub, ai quali ruberò probabilmente tanti altri format. Poco copiato da Andrea Erati, che non ho idea di chi sia, mi dispiace, però guarda, in realtà ti svelo un segreto, è un programma televisivo, quindi ammesso e non concesso che questo Andrea Erati lo abbia fatto prima di me, comunque è arrivato tardi. Oh, andiamo ragazzi con i commenti in super hot, hot zone. Questo format copiato male e me la godo, fa cagare. Oh, oh, oh. Sotto le gare di GTA si vede che sei un nuovo iscritto e non hai capito un cazzo. Comunque ti perdono, se vai sul canale trovi più o meno, boh, tipo 300 video con GTA. Però ci sta, magari sei arrivato da poco. Torniamo a Puoi Mangiarlo, che è una serie comunque che è piaciutissima. E per fortuna non c'è molto da dire su Puoi Mangiarlo, perché penso sia spontanea, ecco, più spontanea che abbia mai fatto. Ma a quanto pare a Jonathan Tamborini non va proprio giù. Quando fai finta di vomitare, fai solo girare i coglioni. Bestemmia. Jonathan, mi spiace per te, ma i conati sono tutti veri. Se tu venissi ad assistere alle riprese, capiresti che ormai si è creato un culto attorno ai miei conati. Potrei anche far finta di vomitare realmente, ma finora non ci sono mai arrivato, per fortuna. Quindi, bene così. Wow, c'è del video in questa pubblicità. Ecco qua quanto gliene ho messe, per esempio. Prendiamo esempio almeno, no?
1, 2, 3, 4, 5. Ma do 5 pubblicità in 10 minuti. Appunto, com'è che gliel'ho messa così poche in là? 5 in... vado a modificarle subito. 5 in 10 minuti, là ce devono essere almeno 10 in 20 minuti. Questo video è il perfetto esempio di quelli che non hanno abbastanza soldi e per farsi vedere sui social sono pieni di debiti. Grazie, Murri. Non penso tu abbia capito il senso del video, però non hai torto, non hai torto effettivamente. Attenzione signori, Dario Fo, quindi sei portatore di un nome abbastanza importante. Io ti avrei bruciato vivo. Se tu sei una testa di cazzo e bruci i tuoi soldi per delle cazzate, per delle cagate, cazzi tuoi. Sei riuscito a metterci, tipo 30 parolacce in 20 parole. Hai superato Giampide. Con questo video fai capire quanti soldi avete. E no, faccio capire quanti me ne servirebbero. 10.000 euro li ho spesi per cenare ieri sera. Bravo, complimenti, meglio beato te. La prossima volta fai la challenge, prova a non essere clickbait challenge. Ho paura che la perderei veramente tipo dopo 2 minuti. Quindi durerebbe 2 minuti il video e non potrei mettere le pubblicità in mezzo. Mi dispiace. Copy i 2 players, 1 console. Allora, aspetta che ti dico se le ho copiate o meno. Risposta ai compiti in classe. No, perché questo qui l'ho fatto tipo la prima volta 2 anni fa, 1 anno fa. Comunque, sono abbastanza sicuro di essere stato uno dei primi. Beh, ragazzi, mi aspettavo di meglio, eh. Mi aspettavo un po' di meglio perché volevo proprio... Allora, qualche bella stangata c'è stata, onestamente. Però questo titolo è clickbait, fa cagare, cambialo. A parte gli scherzi, sei un grande, ciao. Questo è un po' confuso. No, dicevo, mi aspettavo un po' di meglio. Ma non è andata malissimo, ecco. Qualche bel clickbait da mettere in copertina ce l'ho. Fatemi sapere, ragazzi, se il video vi è piaciuto. E non vi dico, scrivetemi il vostro insulto qua sotto in descrizione, così, nei commenti, così nel prossimo video vi leggo. Quindi non lo so, commentate con banana. Fate un cazzo che vi pare. Ci vediamo al prossimo video. Woo!